Lasciata l'automobile a Svetagora, da quota 680 metri si scende fino a raggiungere una selletta a circa 400 metri di altitudine, tra il Vodice e Monte Santo. Quindi si risale lungo una mulattiera fino a quota 650 metri, ove si incontra il mausoleo dedicato al generale Gonzaga, principe Maurizio. Nel 1938 volle essere tumulato sulla cima di questo monte che lo vide vincitore nella decima battaglia dell'Isonzo. Sono passati più di 70 anni da allora e le alterne vicende della storia hanno riportato il Vodice in territorio sloveno. Sulle pietre tombali sono ancora evidenti i segni di un odio che forse oggi si sta per fortuna esaurendo in un costruttivo e si spera duraturo sentiero di pace. Proseguendo verso la seconda cima, si raggiunge un monumento perfettamente restaurato, ove l'aquila, simbolo dei reparti alpini, ricorda ai viandanti il tormentato passato di queste terre di confine.